Dopo 40 giorni di attesa, finalmente è arrivato il mio nuovo kayak, l'Alboran FX. Alcuni dati: lungo 409 cm, largo 80, alto 40, peso 35 kg, 5 i pedali, 3 la seduta e 1 kg la pagaia, per un totale di 44 kg. Incluso ci sono due cime, una corda elastica, due ganci della pedaliera, due pinne della pedaliera, grasso per la pedaliera, un portacose di pescatori, più un portacanne e un altro accessorio da fissare sul kayak, che attualmente non era disponibile in magazzino, quindi non è arrivato, ma arriverà prossimamente. Vi faccio vedere il gavone dell'Alboran, numero identificativo del kayak. Gavone centrale dell'Alboran, eccolo qua, c'è un tappo, togliamo il tappo, porta esche, togliamo porta esche e sotto, per chi pratica la pesca col vivo, basta togliere questo, si riempie d'acqua e quindi potete metterci le vostre esche. Questo invece è il nuovo Alboran FX, guardate che bello. Pedaliera. Ok, che cosa mi è piaciuto di questo kayak? Praticamente tutto. Quello che trovo molto utile sono questi binari, dove loro hanno messo tante viti in modo che voi possiate veramente attaccare di tutto, per mettere vari accessori che volete o attaccare anche cose che volete creare voi. Anche il sedile è veramente molto interessante, anche questo qua è su un binario, quindi può scorrere. Il sedile è regolabile in tre altezze e anche qua davanti ovviamente c'ha i binari dove potete fissare il portacanne, tutti i vari accessori che volete, che vi possono servire per le vostre escursioni in kayak. Questa è la pedaliera dell'Alboran, ve la faccio vedere bene. Qua si vedono i cuscinetti, ingranaggi, catena. Ho dimenticato di farvelo vedere prima, quindi ve lo faccio vedere adesso. Qua c'è il tappo, dove potete togliere, dove potete mettere l'eco scandaglio. E ovviamente la valigetta che vi ho fatto vedere prima la potete applicare qua sotto il sedile, per avere tutte le vostre esche a portata di mano. Ieri ho concluso il mio giro percorrendo circa 15 km. Questa mattina invece sono venuto con la seduta bassa, giusto da provare anche questa e farmi un'idea di cosa preferisco. Con la seduta bassa si può notare ancora di più lo spazio interno, è veramente un kayak fantastico. Te ne rendi conto però solo quando ce l'hai, quando lo usi una giornata intera. Per darvi un'idea, è come passare, quando 20 anni fa sono passato dalla Fiat 1, che secondo me era una macchina molto buona, al BMW. Lì noti veramente differenza, e questo kayak è una cosa di differenza quando lo paragono ad esempio al kayak che avevo prima, ma che pur sempre è un buon kayak, perché il mio l'altro kayak che ho è sempre un kayak da pesca. Ho fatto oltre 2500 km, non mi sono mai ribaltato, è un po' più lungo di questo, leggermente più stretto, ma veramente un buon prodotto. Però questo qua è un altro livello. Anche la leva del timone funziona molto bene, infatti guarda, è talmente leggera che guardate, anche solo prendendo la parte centrale gira senza problemi. Una cosa che ho apprezzato è che quando la mettete in una posizione tende a rimanere ferma, quindi non dovete stare sempre con la mano sulla leva per correggere la direzione. Quello che non mi ha soddisfatto particolarmente invece è il gavone centrale, perché risulta piccolo, guardate, e entra acqua. Quindi un portafoglio, una power bank già non è possibile metterla, a meno che non mettete un altro contenitore all'interno
e quindi diventa ancora più piccolo. Per darvi un'idea di quanto è piccolo, se voi mettete una lattina sdraiata e sopra il portaesca e quello incluso nel kayak, già questo coperchio non potete chiuderlo. Sicuramente si poteva far meglio, anche perché comunque lo spazio c'era, però è stato ideato così. Per concludere, cosa posso dire? Questo kayak ovviamente è progettato soprattutto per i pescatori, ma in realtà anche tutti quelli come me che pescano saltuariamente, ma mi piace andare soprattutto 12 mesi l'anno col kayak, questo è sicuramente un kayak molto valido, perché anche con la seduta bassa vi permette di rimanere sempre all'asciutto nei mesi di gennaio, è una delle cose fondamentali. Tra l'altro, per darmi un'idea della stabilità di questo kayak, ho potuto anche togliermi gli stivali e mettermi le scarpette. Sull'altro questa operazione sarebbe stata impossibile. Tenete comunque conto che io peso 100 kg, ok? In più su questo kayak, un'altra cosa che non vi ho detto, ma che è possibile anche installare una barra dietro dove potete utilizzare gli stabilizzatori per chi ama pescare in piedi, che ovviamente io questi stabilizzatori li ho, ma li uso in maniera diversa perché, come ho già detto, io non sono un pescatore incallito. E niente, rapporto qualità-prezzo secondo me c'è tutto, vale quello che costa e sono molto soddisfatto di questo acquisto. Prossimo video voglio farvi vedere il carrello che ho comprato per questo kayak, perché sono rimasto veramente sorpreso da come possa diventare leggero un kayak di 44 kg. Alla prossima, ciao ciao!